Buonasera a tutti voi. Io ringrazio il professor Bartolomeo San Martino per questo invito che mi onora e che riceve particolarmente, direi, significati in questa sera per la vostra presenza e per la presenza dell'onorevole Gelmini. È un onore che mi trova, per certi versi, come già dalla presentazione avete percepito, un po' outsider e quindi per certi aspetti un po' outsider, per certi aspetti inevitabilmente dentro, perché la polis, mi è piaciuta la sottolineatura, già fatta, ci appartiene, siamo noi. In che senso outsider? Perché come qualcuno ha evinto della presentazione, io sono un frate cappuccino, sono uno psicoterapeuta, quindi la mia vita abitualmente è su attenzioni al singolo, su attenzione a alcuni aspetti, però ecco, avendo insegnato e insegnando per tanti anni psicologia sociale e essendo dentro il mondo della formazione, nella mia scuola di formazione per terapeuti, per medici e psicologi, l'interesse della polis ci arriva in una forma, direi, che ha certamente un'ancoratura. Diceva già Gadamer, la prima premessa è collocarsi, in modo che uno già ha definito quali sono i parametri del proprio intervento. L'aspetto che mi interessa lo articolerò brevemente in tre momenti: un'ipotesi di descrizione di ciò che stiamo vivendo, poi perché non essere pessimisti? E terzo, possiamo essere ottimisti? Cioè, in effetti, mi sembra che questi due sentimenti albergano nei cuori che guardano la realtà che noi viviamo. E mi piace anche sottolineare che cercherò di portare avanti una riflessione che va nello sfondo. Cioè, è stato detto, mi interesso di psicoterapia della Gestalt, una delle caratteristiche che nella vita noi abbiamo sempre uno sfondo e una figura. A volte ci soffermiamo sulla figura, a volte sullo sfondo. Certamente sappiamo che il lavoro sulla figura, se vuole avere delle opportunità, deve essere un lavoro sullo sfondo. Se cambiamo gli elementi di fondo, la figura che emerge sarà diversa. In questo senso, vi dicevo, partirei da una prima domanda: che cosa ci è successo? Con alcune delle ipotesi che possono un pochino farci riflettere su quello che a mio avviso è veramente il grande momento che stiamo vivendo e che, dico subito per arrivare al dunque, più che essere uno scontro di civiltà, è uno scontro di antropologie. Qui il problema è che significa essere umani in questi 4 giorni che abbiamo, come vivere questi 4 giorni che ci sono stati, e vivere in un modo che sia significativo per me e per tutti, che nessuno possa dire perché sono nato, ma ognuno possa trovare il senso. E penso che fondamentalmente queste sono le antropologie che si stanno, direi, confrontando. E partirei con il pizzico di pessimismo, se volete, dalla frase di uno studioso che dice: l'uomo è sopravvissuto fino adesso perché è troppo ignorante e perché è troppo, io aggiungo, impaurito per poter realizzare i propri desideri. Adesso che può realizzarli, o deve cambiarli o deve perire. Ci troviamo veramente in un momento storico inedito. Quando, almeno cominciamo dall'Europa, no? Dal nostro contesto, quando il 6 agosto del 1945 fu sganciata la prima bomba atomica su Hiroshima, colui che la sganciò disse: così finisce questa guerra e forse tutte le guerre. Profezia che sembrava, direi, impossibile, in realtà si è realizzata, ma si è realizzata a un prezzo molto alto. Gli uomini non sappiamo stare senza farci la guerra. Tutta la storia umana è una storia di guerre che si susseguono. E quando nel 6 agosto del 1945 la paura di una distruzione totale ci costrinse, ecco l'aspetto un po', la linea pessimistica di cui vi parlavo, che è necessario guardare in faccia, perché non si può pensare ad alternative se non si guarda in faccia in modo concreto la realtà. Quando nel 6 agosto del 1945 ci si accorse che una guerra totale sarebbe stata impossibile perché avrebbe implicato una distruzione totale, inventammo
le guerre fredde, le guerre altrove, pur di fare la guerra noi inventiamo tutto. Perché la difficoltà è proprio questa, come stare a vivere insieme quando ci è stato sottratto il contro. È vero, quando faccio lezioni a scuola, al liceo, chiedo ai ragazzi per passare alcuni concetti sulla postmodernità, senza rifarmi ai grandi studi di Lyotard e compagni, dico: qual è il pronome che oggi usate di più? Nessuno ha dubbio. Io. I vostri nonni, le vostre nonne, quale pronome usavano? Noi. Hanno compreso la postmodernità. Questo passaggio dal noi all'io, che di primo acchito sembrerebbe un passaggio quasi negativo. Siamo passati dal noi all'io. In realtà, a pensarci dentro, è una storia tutta da definire. Perché il noi da cui proveniamo è un noi contro qualcuno. Non è stato il noi inclusivo in cui ognuno ha diritto ad esserci e non c'è il nemico. Umberto Eco 2 anni fa ha scritto sul nemico, perché Cavafis lo diceva, il poeta: senza nemici non sappiamo come stare assieme. Qui ci troviamo in una situazione nella quale è venuto a mancare il nemico, che ha un volto ben preciso, le guerre avevano il volto, ci siamo trovati nemici senza volto. Ed ecco che è cominciata quella valanga di precipitazioni che hanno contrassegnato il secolo scorso. La caduta del punto di vista universale, Putnam parla a lungo di questo, ormai è ridicolo dire esiste solo un punto di vista. E poi è caduto il muro di Berlino, sembrava la soluzione dei problemi, ma non si hanno soluzione dei problemi se c'è qualcuno che sta male. I luoghi del malessere non appartengono al malessere, appartengono a tutti. Nello sfondo, nell'intimo del nostro cuore, nessuno può star bene da solo. Ed ecco che abbiamo avuto poi un'altra caduta, le Torri Gemelle. Sembrava una caduta quasi impossibile, però ha avuto la sua piccola lezioncina. Sono stato a New York proprio un mese dopo, l'11 settembre, avevano ripreso il pronome noi, vedevamo le macchine, le grandi striscioni in cui c'era scritto noi uniti ce la faremo, perché il noi è facile quando, dice Franco Cassano, partiamo dal malessere. Ciò che la nostra storia ancora non ci ha insegnato, Ligarei dice tutto abbiamo appreso tranne a vivere assieme, cos'è stato? Come si fa ad andare all'altro da una posizione di benessere? Ed ecco che allora che anche la caduta di Wall Street, che alcuni rappresentano come la terza guerra mondiale, in realtà è una nuova, direi, dimostrazione che la vera sfida è il vivere insieme in un modo nuovo, in un modo nel quale l'essere uniti non dipenda dal contro qualcuno, dall'avversario inventato, costruito, reale. Ed è questa fatica che diventa, direi, la grande crisi antropologica che noi stiamo vivendo. Come fare a riprendere la nostra strada partendo proprio da questa caratteristica? Certamente, e vado adesso ad alcuni aspetti di pessimismo, se volete, e poi alcune aperture da un punto di vista di positività. Certamente la passione per la guerra ha rivelato sempre due passioni dell'uomo: avere sempre di più o aggiustarsi col risentimento. La guerra, c'era pure il famoso detto greco, no? La guerra, il polemos di tutte le cose, è re, è artefice, ma in fondo a cosa serviva la guerra? Serviva a dare altro potere a chi aveva già potere, o a risarcire la ferita, il senso di giustizia degli sconfitti? Perché la domanda di fondo è: quale Dio ci salverà?
Heidegger, pensando al secolo che si prospettava davanti, se lo chiedeva: quale Dio ci salverà? Sembra che gli egoismi umani siano difficili da imbrigliare. E qui faccio una parentesi che a mio avviso è molto importante, che potrebbe anche aprire gli spazi della positività. Qui il dramma è: cosa regolerà gli egoismi umani? Noi abbiamo sempre parlato di questa lotta tra ragione e passione, ma è un po' intimistica, perché qui è il problema: quando la polis comincia ad essere nelle mani di tutti, il bene comune nella postmodernità non è scontato, perché ieri il bene comune era la guerra, il nemico, la fame. Oggi il bene comune è immerso in quella necessaria e drammatica soggettività che dice: per me questo bene comune, per te non lo è, mettiamoci d'accordo. Ecco allora che la domanda di fondo che noi ci poniamo a livello educativo è: chi insegnerà ai giovani, o meglio, vi posso dirlo perché c'ho la barba bianca, chi insegnerà a noi adulti a contemperare il proprio interesse con quello dell'altro? Non possiamo invocare chissà quale Deus ex machina che venga a salvarci. Qui il discorso è drammatico. L'uomo ha bisogno per forza di guerre per imparare ad accorgersi che c'è un altro che soffre? L'uomo ha bisogno per forza di situazioni drammatiche per rendersi conto che ha costruito un ordine che non è l'ordo amoris di cui parla Agostino, ma è l'ordo forse dell'ingiustizia? E qui sono due grandi linee di pensiero. La linea di pensiero che ha avuto il suo culmine in quello che un po' tutti ricordiamo, il complesso di Edipo. Il complesso di Edipo c'entra, perché non è un problema soltanto intimistico, è un problema culturale. Infatti qualche saggista recentemente proprio l'ha ripreso parlando dell'essere condotti dall'eros. Qui il problema è innanzitutto che abbiamo sempre fatto pagare ai bambini i problemi degli adulti, perché l'Edipo è costruito su un fatto male, su un essere fatto male del bambino che deve essere controllato. Non per nulla, parentesi, tuttora si parla di emergenza educativa. Ma il problema non è l'emergenza educativa, il problema è l'emergenza educatori. I ragazzi che emergenza hanno? Loro sono là e aspettano noi. Io credo che questa, direi, modalità, questa ermeneutica della colpa al giovane, ce la portiamo a livello culturale. Pensate anche l'aver detto, sono en passant nel discorso, in un modo quasi così, easy going direbbero, inventati un lavoro. È bellissimo, certo, però significa non abbiamo bisogno di te, è ovvio. Quando i giovani venivano al mondo nel periodo prima del 6 agosto del 45, per fare un crinale che poi su cui potremmo tornare, non c'era bisogno di inventarsi un lavoro, te lo dava la famiglia, deve migliorare questo. Achille stesso sapeva che la sua vita aveva un senso perché doveva combattere. Il dramma di oggi è che quando si parla del lavoro bisogna sempre sottolineare, lo si fa per carità, ma ritornare a sottolineare che il fondo è: che senso ha la mia vita, perché sono venuto nel mondo? Mi volete bene e vi ringrazio, ma posso fare qualcosa? No, guarda, tutto è fatto, sei una preoccupazione in più. Questo è il messaggio che a volte non siamo noi adulti e vogliamo dare questo messaggio. Allora la domanda di fondo è: chi ci regolerà? Dicevamo, l'Edipo ha due problemi grossi a livello culturale, che colpevolizza il bambino, e il secondo che dall'esterno viene qualcuno che ti aggiusta, chiamatelo superio, chiamatelo legge, chiamatelo quello che vogliamo. Qui il problema è un altro, ed ecco secondo me la svolta culturale di cui abbiamo una necessità assoluta per sopravvivere: l'autoregolazione non viene, poi ne parleremo brevemente, non solo dalla Chiesa, da istanze esterne, poi le vedremo. L'autoregolazione viene dalla relazione. Se io ci sto in una relazione,
sarà la relazione con l'altro, sarà guardare in faccia l'altro che mi regola. E allora ecco, giustamente sia una politica che dia spazio ai luoghi dell'incontro, a luoghi nei quali ci si guarda in faccia, perché è l'unica nostra speranza. È questa, che a poco noi capiamo, come dicevano gli antichi medievalisti, bonum, lo dico in latino perché ha un suo fascino, bonum quia bonum o bonum quia iussum. La grande, direi, sfida oggi è, bisogna essere buoni, mettiamoci quello che vogliamo, virtuosi, attenti agli altri, perché qualcuno ce lo dice, quia iussum, perché è comandato, o perché è bello, mi fa star meglio. Questa grande sfida di un ripensare il bene ci viene anche, come sappiamo, ma non è il mio campo, ci viene dall'economia. Pensiamo a tutto il lavoro di Amartya Sen, in Italia di Zamagni, sul fatto che in effetti un'economia che si apre all'altro non è un'economia che si impauperisce, ma anzi l'economia che pensa all'altro ha un suo ritorno. Vado verso la conclusione. Il discorso della religione è importante, non perché sia un frate, perché vedete, qui il problema è molto semplice. I credenti nelle tre religioni, nelle tante religioni, si mettono d'accordo e fanno l'identikit di Dio, chi è Dio per te, in modo che almeno una buona fetta di umanità si incontri, o nello stesso tempo il non credente deve parlare di una possibilità di rimando alla vita, a qualcuno che è al di sopra di noi, perché la sfida grande dell'umanità è: o siamo tutti fratelli o qualcuno diventerà padrone, non c'è alternativa. Quando la rivoluzione francese volle inserire la fraternità, poi lungo la strada ne smarrì il senso, dice uno studioso, uno storico, Max Gallot, che i francesi celebrare il 14 luglio, per celebrare il 14 luglio non avere qualche problema di amnesia, perché la presa della pastiglia fu un atto certamente non di fraternità, ma di richiesta di morte. E allora la speranza, credo che ce lo dice lo stesso Heidegger, quando si chiede quale Dio ci salverà, e lui risponde in un modo interessante, con il quale vado verso la conclusione. Lui dice: siamo troppo maturi per credere negli dèi, ed è vero, ormai siamo tutti autonomi, però aggiunge: siamo poco maturi per credere in un Dio, cioè per credere che c'è qualcuno, credente o non credente, c'è la vita, c'è qualcuno di fronte al quale siamo tutti nella stessa barca, con la stessa speranza. Senza questo, direi, questa ripresa di consapevolezza del nostro essere compagni di viaggio, i tempi diventano difficili. Però se ci diamo la mano scopriremo quella legge interna che regola il vivere umano. Grazie.